Com'è? Storta. Nessun. Allora ragazzi, non sembra, ma fare quest'albero qui non si finisce più perché è immenso. Ora faccio così, vi faccio vedere delle decorazioni che vado a mettere adesso. Poi ho un sacco enorme che abbiamo comprato ieri di decorazioni. Così poi vi faccio vedere il risultato dopo finito, perché sennò sarebbe, devo tipo velocizzare. Infatti anche ho già montato la prima parte, durava 30 minuti, velocizzando, vedrà. Sono arrivata a 2 minuti, quindi questo per farvi vedere che cosa c'è dietro a un montaggio. Vi faccio vedere quelli che vado a mettere adesso e poi dopo vi faccio vedere finito l'albero, perché veramente è immenso. Allora, gli addobbi che andrò a usare adesso, questi sono tutti i glitter che sono caduti. Allora, ho preso questi qua che sono in legno, fatti così molto molto belli, e sono due. Questi qua presi da Happy Casa, questi che vi mostro. Poi abbiamo albero di Natale fatto così e 2 stelline. Poi questi pattini, che ne ho 4. Qui uno mi è caduto per terra. E poi guardate che belli questi. Ho questi soggetti che sono in legno, così, cioè molto molto bello, sono fatti bene, proprio mi piace anche come ci sono queste cose. Sono due così con, aspettate che c'era una paillette, 2 così con questo soggetto e 2 sono così, guardate, da questa parte sono così, e questo dietro, e questo qua Babbo Natale la rende il regalo sul rosa, è un color legno rosa carinissimo, e così appunto ho preso 2 e 2, e senza farlo apposta mi vado molto a richiamare questo che mi piace tanto. Poi vabbè, quello che ho messo adesso sono queste lune qua che sono molto carine, sono cangianti sull'azzurrino, e questa è una stellina che non si vede. Ah, per quest'albero ho scelto le luci fredde, come potete vedere, adesso che c'è la luce non rende, filo trasparente, luci fredde, perché mi piace di più su questo albero qua. Poi vabbè, questi fiocchi, queste palline qui pelusciose, e allora queste qui ho preso Happy Casa, questo li ho presi da Risparmio Casa, questi qui avevo sull'altro albero, li ho tolti, li ho messi qua. Poi questi fiocchi giganti che li ho messi tutti intorno, vedete, ho fatto tipo un perimetro. Questi qui li ho presi da dei cinesi, Grand Market. Anche questi fiocchi, 1, 2, 3 e 4. Il puntale lo avevo già in casa, e adesso vado avanti ragazzi. Questi qua mi piacciono molto, mi sa che vado a prendere altre bianche, perché ce le ho così identiche al rosa, adesso vediamo. Comunque ci sta molto bene questa cosa, molto molto bello. Adesso comunque vado avanti, e qua ovviamente qua dentro è pieno di altri addobbi. Allora ragazzi, diciamo che
È finito, però secondo me ci manca ancora degli addobbi perché secondo me è ancora vuoto perché essendo enorme l'albero. Adesso ve lo faccio vedere. Abbiamo cambiato anche il puntale e secondo me ci sta meglio. Poi fatemi sapere la vostra opinione. Adesso vi faccio vedere, insomma, gli addobbi. Pronti a vedere l'albero? 3, 2, 1 e Xmas! Allora, parliamo. Questo l'albero. Ho messo sì, quella lì la devo alzare un po' di più per renderle perché sono due bianche e due rosa. Comunque, faccio vedere nella totalità. Quello il puntale è cambiato, secondo me si sta meglio. Ho anche sollevato questo, Joy to the World. L'ho messo qui che ci sta bene secondo me, veramente altissimo. E ho messo allora queste ghirlande così, ne ho messe due, voglio andare a prendere altre due perché non bastano. Ho messo il kit di Primark di Minnie Topolino, infatti quello è il puntale dal kit. Questa pallina qua me l'ha regalata Dennis, molto bella. E poi vabbè, ci ho messo ancora quest'altro, queste palline qui molto carine, questi fiocchi, queste stelle di Natale rosa, queste palline pelusciose bianche. Questi pattini, ne ho messi quattro, poi appunto questi qua che vi facevo vedere il legno. Ho messo anche queste, fatte così, e le ho messe anche normali, tipo questa. Poi ho messo anche questi rametti, vedete che carini che sono? E tra l'altro hanno anche un alberello in legno, tutto va a richiamare questo. Poi questo secondo me è stupendo, guardate che bello. E queste... Questi fiocchettini così, questi qua fatti in questo modo che ho preso vari soggetti che c'è praticamente questo, il cuore, la stella, poi vabbè, farfalle, palline così, queste qui di Minnie, mega stella, questa qua forse non si vede e va a perdersi. Ho messo anche questa che è molto carina, guardate che carina, molto bella. Questi qua appunto sono fatti così con questo coso, sono quattro. E i fiocchi, questi qua giganti come nell'altro albero, ho messo anche questi, vedete che qua spuntano quelle cose bianche, i mega fiocchettoni, appunto, ecco questo qua è a forma di stella, abbiamo un altro pattino, un'altra stella di Natale, il fiocco, queste stelle giganti, l'alberello così, mini, cioè, ecco queste sono le palle, quelle grandi. E poi ho messo, cioè questo anche a forma di cuore, questo il guanto, questo così, queste qua, queste con la luna, e qui insomma con i fiocchi, questa un'altra stella enorme, poi questo qua, questi qui in legno, poi c'è l'altro, ma che carino questo qua, guardate, con le candy cane, molto bello, con scritto ho ho ho. Altri tipi di fiocchi e qua vedete è un po' spoglio e voglio riempire con del bianco. Però diciamo che nel complesso sono contenta. Però ci voglio mettere più bianco. Sì, ragazzi, riempire un albero così ce ne vuole tanto. Voglio metterci altre cose bianche. Ovviamente voglio prendere queste qui, sono molto belle. Ne voglio prendere altre due per fare un giro in basso. E un giro in mezzo. Comunque vedete che questi li ho sparsi un po' ovunque. Queste qua sono così. E qua c'è l'alberello. E così. Devo sistemare adesso quella perché non mi piace, perché è in più in basso delle altre. La tiro un attimo più su. La metto magari a questo ramo. E nel complesso è questo. Ah, solo faccio vedere la luce spenta. Ecco, la luce spenta è così. Guardate che carino, eh? Sono contenta. Però lo devo riempire di più, ragazzi. Ci vuole più bianco e qualcos'altro magari di azzurro. Ecco, sì. Ci vuole qualcosa di più bianco. Però, dai. Mi piace, dai. Il puntale sta decisamente meglio quello. Sì. Magari dovevo mettere dei fiocchi bianchi o delle stelle. No, sapete cosa? Ci devo mettere delle stelle di Natale bianche al posto di queste qui rosa.
che magari le metto più in basso, però ci va più bianco, sicuramente ci va più bianco e qualcosa in legno, sì. E l'azzurro comunque ci sta bene, guarda che bella questa pallina, e di fantasia, e quelle mi piacciono molto. Faccio un altro di quelli col coso. Queste sono veramente stupende. Le ho prese tutte quelle che c'erano, ce n'erano solo 4, se no non le ho prese di più. E niente ragazzi, questo. Anche queste mi piacerebbe aggiungerne altre perché sono molto belle. Bene amici, allora vi dico già che, a parte che ho dimenticato 3 addobbi, questo brufolo qua, qualcosa di uscino, comunque lasciate perdere. E 3 addobbi che ho da far vedere col traino di Shein, ma adesso li metto. Sono 3 gnomi bellissimi sul rosa e il bianco. Ho deciso che toglierò le stelle di Natale rosa e metterò quelle bianche e metterò cose più oro. Comunque, finché non sarò soddisfatta, lo stravolgerò. Voglio che viene stile tipo quello che ho in camera. Quindi aggiungerò cose, toglierò altre cose e comunque quando sarà perfetto come mi piace a me, ve lo farò vedere. Magari può anche andare bene così, eh? Sicuramente adesso che sono tornata già mi convince di più. Però deve essere proprio perfetto, ci vuole più bianco, più oro e magari meno fiocchi, quelli in basso che magari non c'entrano nulla. No, però no, non sono i fiocchi, sono le stelle, vedete? Le stelle di Natale. Su quel rosaceo lì, no, le devo mettere bianche. Sì, voglio più bianco e più oro su questo albero e più cose tipo quelle. Vedete che spuntano eleganti. Insomma, sì, è molto bello, eh. È molto bello tutto quanto. Però non lo so, c'è quel qualcosa che non lo so. Non mi convince del tutto. Sì, è bello pieno, però appunto a posto di queste qua. Vorrei mettere bianche, vedere l'effetto che fa, insomma, vediamo un attimino. Niente, questo comunque va però. Mi piacciono molto queste in legno. Ah, tra l'altro ho 2 decorazioni in legno del villaggio di Filomena e che non sapete, le devo mettere perché le ho messe là apposta e quindi sono contenta che le ho e le aggiungo. E sì, solo del più bianco. Ecco, tipo, vedete questa? Togliendola, qui c'è spazio per altre cose più carine e più bianche da mettere perché sono tutto molto rosa. Sì, è bello, è elegante, certo, però io voglio proprio le cose che siano perfette. Ci vuole più bianco e più oro in questo albero, secondo me. L'azzurro è giusto quello, è giusto quelle cose che ci sono poco, non deve essere tanto, perché comunque rosa e azzurro stanno bene. Sicuramente deve essere un azzurro come questo che era perfetto. Però dai, anche questo ci sta bene, ci sta bene. Però secondo me i colori giusti erano bianco, oro, rosa. E vabbè, dai, al limite queste qui le metto da qualche altra parte. Adesso vediamo. Comunque sono molto belle. Però secondo me ci stanno bene perché sì, dai, ci stanno. E comunque, ragazzi, finché non è come dico io, non avrò pace. Quindi, poi, una volta che ho finito, ve lo faccio vedere. Fatemi sapere invece sul puntale se è meglio rimettere la stella o lasciare quello. Ecco, datemi questo consiglio. Poi, per il resto, diciamo che. Qui mi piace molto, anche questo qua bianco appunto, che ne voglio di più, insomma, mi piace, è molto bello. E niente, le luci fredde vanno benissimo. E io vi saluto, un mega bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!